Ciao Ninetti, benvenuti in un nuovo video del canale e benvenuti soprattutto tra le mie nuove sagome disegnate da me e poi prodotte stampa taglio laser. Allora, che dirvi, la scorsa volta quando vi ho fatto vedere tutti gli stampi con le mie nuove forme, vi sono piaciuti tantissimo, ma in generale il video anche vi era piaciuto tantissimo, quindi ho deciso di rifare come la scorsa volta. Prima il video in cui scopriamo gli stampi e vi faccio vedere le sagome ancora in taglio laser, e poi dopo, magari domani o dopodomani, uscirà anche il video scopriamo, quindi colate con la resina nei primi, questi nuovi stampi. Oddio, ho detto una frase che non ha senso, però secondo me mi avete capito. Quindi guardate quanti sono, che bello! Sono ben 10 sagome nuovissime, già qualcosa si intravede da lì e non vedo l'ora di utilizzarle perché ci sono cose che non vedo l'ora di creare, insomma, di farci sopra e dentro. Vedrete che bello! Quindi iniziamo subito dovremo andare a scoprire gli stampi, eventualmente se qualcosa non è venuto bene anche a rifilarli perché li ho lasciati proprio nei coppapasta, ho soltanto tolto lo scotch che li andava a rivestire da sotto. Quindi siete pronti per andare a scoprire le mie nuove sagome? Come al solito vi ricordo che queste sagome non sono in vendita da nessuna parte perché sono disegnate da me, quindi per averle dovete trovarle con le mie creazioni e basta. Allora, andiamo subito con i primi stampi. Io provo. Ok, è stato piuttosto semplice. Questa volta ho cercato di fare anche gli stampi un po' più sottili perché l'altra volta ho sprecato in un certo senso un sacco di gomma a occhio perché li avevo fatti super doppi. Allora, tadan! Il primo, che bello come è venuto bene, non devo neanche andarlo a rifilare. Il primo stampo che vi faccio vedere è questa cornice. Tadan! Eccola qua. Andiamo a vedere com'è venuto lo stampo. Lo stampo sembra essere venuto benissimo, sempre super lucida. Questa è la prima base che utilizzerò con le mie creazioni, nuova nuova. Volevo qualcosa di semplice, che avesse dei punti vuoti per poterci inglobare, insomma, le cose dentro, come ad esempio i miei amati fiorellini, lo sapete, no? Questa parte qui è bucata anche questa gocciolina qui e niente, mi piace, devo dire che mi piace veramente tanto tanto tanto, lo stampo è venuto anche lucido, non vedo l'ora di usarlo e vedere come verrà, quindi questo è il primo stampo con una mia sagoma che vi mostro, ci saranno cosine che hanno a che fare con le sagome dell'altra volta, però vedrete, vedrete. Poi andiamo a vedere questo qua. Tra l'altro, voi non avete idea del fatto che io non mi ricordo di tutti cosa c'è sotto perché le ho lasciate al contrario e non mi ricordo. Oh sì, oh, guardate questo. Ah, questo lo desideravo tantissimo, non avete idea di quanto per farci delle cose all'interno. Ed è tadan! Un mega cristallo. No, vabbè, ragazzi, lo amo. Mi piace da morire. Questo è lo stampo super super lucido di un cristallo. E guardate che bello che è. No, vabbè, lo adoro. Volevo tantissimo un cristallo di questo tipo perché non lo so, secondo me ci sta troppo 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 bene. Immaginate qui dentro una creazione a tema cristalli e quindi delle collane aiuto o dei, non lo so, dei ciondoli, portachiavi e quant'altro con questo mega cristallo. Questa era proprio una delle forme di cristallo che mi piacciono di più e che in giro non c'è da nessuna parte e che io volevo tantissimo. E oh mio Dio, l'adoro, non vedo l'ora, non vedo l'ora di crearci qua dentro, che bello, e non vedo l'ora anche di scoprire tutte le nuove creazioni con voi. Poi c'è questo stampo qui che ho fatto con un'altra gomma, qui ho messo la Pure Mold Resin Pro perché quella verde l'avevo terminata e questa non è ancora proprio prontissima, è un po' appiccicosa perché questa qui verde asciuga in mezz'ora, quindi è già pronta. Questa qui invece non proprio, però la lasceremo ad asciugare ancora un po'. Io spero soltanto che si possa uscire la creazione all'interno. Uscire, ok, ecco quest'altra creazione che è una specie di finestra barra non lo so, però mi piaceva tantissimo e ho trovato in realtà di questa il disegno e ho provato a modificarla un pochino, a renderla un po' più unica, insomma, però mi piaceva tantissimo, ho provato a farmela come finestra e mi piaceva il fatto di avere questa grande parte libera dentro per poterci creare anche dentro. Ed è veramente carina, devo dire, sembra essere venuta bene anche lucida. Poi andiamo a vedere il primo mega stampo. Eccolo qua. Aiuto, aspettate, devo spostare tutto. In questo mega stampo, come potete notare, ci sono
3 conchiglie nuove, che bello, nuove conchiglie cristallo con sagome nuove disegnate da me, non vedevo l'ora ragazzi, non vedevo l'ora. Anche questo stampo sembra essere venuto bene, che bello, poi andrò soltanto a rifilare queste parti qui. E tadan, ecco la prima nuova conchiglia, che sarà una nuova conchiglia cristallo, le forme più rotonde di questo tipo, è super lucida e non vedo l'ora di farle, fare nuove sirenette all'interno. Troppo troppo bella, l'adoro da morire, quindi questa è la prima. La seconda forma è questa qui, che questa è venuta benissimo. E sì ragazzi, le ho proprio disegnate a mano, quindi ho cercato anche nei punti in cui le ho fatte meno regolari, le ho lasciate così perché mi piaceva il fatto che si capisse che fossero fatte a mano, cioè che fossero disegnate a mano. E oh mio Dio, l'adoro, che carina, mi piace un sacco questa, immaginatele tutte piegate con i pigmentini, le cose carine, che bella, adoro da morire, troppo troppo carina. Poi c'è questa forma qui, che sarebbe tecnicamente, aia che male, mi è arrivata tipo una frustata di gomma. Questa sarebbe tipo una di quelle conchiglie piccoline normali che si trovano normalmente in quasi tutte le spiagge, però versione grossa. Adoro, guardate che carine le mie nuove conchiglie. E qui c'è una cosa che in realtà non entrava negli altri stampi e quindi l'ho messa qui. Ed è una cosa super bella che non vedo l'ora di utilizzare. Tadan! Guardate che bello, è un libro, sì, è proprio un libro con tanto di pagine e come si chiama questo qua, il ferma, non lo so, il segnalibro, ecco, non mi veniva il nome, segnalibro, in cui dentro ci sarà inglobato qualcosa. Ci saranno delle storie, ci sarà qualcuno che le racconta. L'ultimo mega stampo è questo qui che dobbiamo ancora far fuoriuscire. Siete pronti? Perché qua dentro c'è una cosa che vi ricorderà qualche forma dello scorso video. Pronti? A parte il fatto che si vede nel riflesso, Lina. Ta-da! A luce di farfalla, sì, ho fatto fare delle nuove, o meglio ho disegnato delle nuove sagome di luce per poter fare di nuovo tante altre diverse farfalline in questa, di questa tipologia, quindi di quelle che realizzo io. Questa è la sagoma che ho realizzato la scorsa volta e qui ce ne sono delle nuove che non vedo l'ora di farvi vedere. Allora andiamo a vedere, qui si è creato un sacco di scarto, vediamo se riesco a farlo andare via subito. Yeah, che bello, è il verso, ecco questo qua è il verso, guardate che belle, madonna, immaginatevele con l'Angelina film o con i pigmenti dentro, mamma mia che carina, la adoro da morire, troppo 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 bella, bellissime veramente, mi piacciono tantissimo. Poi c'è quest'altro paio qui, qui come vedete c'è un po' più di bordo su queste ali e in realtà io non so come mai questa volta siano venute così, però devo dire che non mi dispiacciono, perché poi sì, trasparenti così non lo so, però con tutti i pigmenti o con l'Angelina film verrebbe invece un effetto fighissimo secondo me. Comunque questo è un altro paio di alucce e l'ultima è questa qui, ah, tra l'altro non vi ho fatto vedere la sagoma nello stampo, eccolo qua, e queste sono le ultime che sono le mie preferite in assoluto, cioè guardatele dall'altro lato magari, Nina, guardate che belle, no vabbè, le amo da morire, sono troppo 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 belle queste alucce, io le adoro da impazzire, troppo carine, che bello, non vedo l'ora di crearci su anche queste qui, probabilmente poi una volta fatte le dividerò anche al centro per metterle sulle creazioni in modo più carino. E quindi, ta-tan, ecco le mie nuove sagome disegnate da me, sono 10 pezzi, sono tutte nuove, tutte fresche, anche qui mai viste, anche se comunque per esempio le conchiglie io già ne avevo una, ma volevo sagome nuove che fossero solamente mie, le farfalline volevo nuove alucce da poter usare e ragazzi non vedo l'ora di utilizzarle nelle mie creazioni, non avete idea di quanto sono contenta, super felice e gasata. Quindi adesso vado a colare la resina in modo che poi nei prossimi giorni vedrete anche il video. Scopriamo, voglio troppo troppo sapere cosa ne pensate di queste sagome perché sono troppo troppo curiosa, quindi mi raccomando fatemi sapere. E ok, bene, non so più che dire, sono troppo felice, non vedo l'ora di utilizzarli perché poi io ho fatto gli stampi ieri e non vedevo l'ora che fosse mattina per poterli scoprire. Vi mando un bacione gigantesco e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao diretti.